Buonasera e benvenuti a CoopTG, la rubrica quotidiana di Cooperative Italia che vi segnala le notizie principali dal mondo della cooperazione e dintorni. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un vero e proprio boom dei voucher. Si tratta di buoni lavoro dal valore nominale di 10 euro che sono nati con l'obiettivo di dare la possibilità a studenti e pensionati di svolgere delle prestazioni di lavoro occasionali. In realtà, con l'estensione dei voucher a tutti i settori e l'aumento del tetto salariale portato con il Jobs Act a 7.000 euro annui, c'è stata una crescita enorme dei voucher impiegati, tant'è che nel 2015 sono stati più di 1 milione i lavoratori pagati tramite buoni lavoro. Il governo ha ritenuto opportuno rendere più tracciabile questa forma lavorativa. Il decreto attuativo del Jobs Act, approvato venerdì, stabilisce che entro un'ora dall'inizio della prestazione, il datore di lavoro debba comunicare all'ispettorato del lavoro i dati del prestatore, il luogo e l'orario della prestazione lavorativa. Nel settore agricolo, la comunicazione deve essere effettuata 3 giorni prima dell'inizio della prestazione. Il tetto salariale sarà invece di 7.000 euro annui per ogni lavoratore e di 2.000 euro per ogni committente. Il centro studi di LegaCoop e Eurix hanno pubblicato oggi alcune anticipazioni di un dossier sulle cooperative che verrà presentato in maniera integrale nel corso della Biennale dell'Economia Cooperativa, che si svolgerà a Bologna dal 7 al 9 ottobre. Secondo questo studio, nel 2015 le cooperative aderenti a LegaCoop presentano un aumento del fatturato del 4% rispetto al 2014. I settori più dinamici sono quelli delle coop di abitazione, le cooperative sociali e quelli di servizi, che evidenziano un aumento sia del fatturato che del numero di occupati e di soci. Le riflessioni invece per il comparto agroalimentare e per quello di produzione e lavoro, mentre le coop di consumo presentano un andamento stabile. Il 14-15 ottobre a Bertinoro si svolgerà la 16ª edizione delle giornate di Bertinoro dell'economia civile, che vedrà Cooperative Italia tra i media partner dell'evento. Per l'occasione abbiamo sentito il direttore di ICON Paolo Venturi, che ci parla di come sono nate le giornate di Bertinoro e cosa rappresentano per l'ecosistema dell'economia civile. Nei prossimi giorni vi proporremo la versione integrale dell'intervista. Le giornate di Bertinoro sono sull'economia civile e significa che il sociale è osservato e discusso dal punto di vista innanzitutto economico. E quindi il non profit, la cooperazione e le policy hanno tutte in gran parte una rilevanza economica. Questo perché? Perché questo laboratorio nel tempo si è, diciamo, avuto come elemento di biodiversità rispetto a tutti gli altri, proprio questa capacità di rappresentare dentro l'economia le istanze di natura sociale. Mentre normalmente, come spesso accade, il sociale sta molto in disparte dalla dimensione economica o spesso opera come ammortizzatore, no? Come in maniera residuale, c'è l'economia, ci sono le politiche e poi c'è il sociale. Le giornate di Bertinoro invece sono nate proprio per cambiare questo approccio e fare del sociale un ambito dell'economia, un'economia diversa ovviamente, un'economia civile, quindi un'economia che è capace di far dialogare all'interno dei tipici scambi di mercato anche altre misure come la reciprocità, il dono e la cooperazione. Chiudiamo come sempre con gli appuntamenti. Domani alle ore 9.30 a Modena, presso la cooperativa sociale Piccola Città, si svolgerà l'Open Day delle cooperative sociali, organizzato da Conf Cooperative e Fede Solidarietà a Modena, nel corso del quale si parlerà del bilancio sociale e della responsabilità amministrativa delle imprese. Queste le notizie del giorno, che trovate come sempre sul nostro sito cooperativeitalia.it. Vi diamo appuntamento a domani.